Stiamo già lavorando da anni per venire a Cuneo con la collaborazione di tanti amici che ci aspettano. Noi stiamo provando a portare questo format in giro per il Piemonte e Cuneo è la prima città a cui approdiamo dopo Biella. A Biella abbiamo fatto 5 anni di seguito, poi il Covid ha fermato il nostro evento. Vogliamo ripartire il prossimo anno alla grande, ripartendo anche da Cuneo, con un format un po' diverso per il concetto di birra artigianale, che non vedrà solo i birrifici italiani artigianali, ma vedrà anche qualche esperienza europea approdare a Cuneo per dare un senso di internazionalità al nostro evento. Bolle di Malto 2022 a Cuneo è un sogno che io inseguo da un po' di anni, non doveva essere 2022, doveva essere prima, la pandemia ha bloccato un po' tutto, ma questa volta ci arriviamo, sicuramente ci arriviamo. È una cosa a cui abbiamo lavorato molto, Open Baladen Cuneo è presente a Bolle di Malto dalla sua nascita a Biella e lavorandoci abbiamo insomma compattato le forze e siamo riusciti ad averla. Sarà una grande manifestazione, ma non solo una manifestazione, Bolle di Malto è un'esperienza, una meravigliosa esperienza. Con Bolle di Malto è un'interlocuzione che ormai è partita circa 3 anni fa, poi gli eventi che tutti abbiamo imparato purtroppo a conoscere, che hanno fatto sì che i grandi eventi non potessero più arrivare in città, è stata per un attimo accantonata, ma se siamo qui questa sera è per promozionare quello che sarà un evento che accompagnerà la primavera a Cuneo. Dunque un altro grande evento di successo assoluto, mi pare di dire, perché ormai è un brand che funziona, che arriverà in Cuneo e questa sarà una delle prime novità per il 2022. È un progetto innovativo sicuramente per la città e quando si parla di eventi e di turismo ovviamente ATL deve essere presente. Qui si tratta di un progetto che vuole portare nella città di Cuneo la birra artigianale che quindi vede come organizzatori dell'evento da un lato Confartigianato in collaborazione con Baladen, non possiamo lasciarci sfuggire un'occasione così ghiotta e quindi nel 2022 saremo a fianco dell'organizzazione per fare in modo che sia un evento di grande successo. Il valore di una manifestazione come questa è connettere una delle cose più belle che ci siano al mondo, che è la birra, con un territorio come quello cuneese, che oltre ad avere una varietà incredibile di materie prime e di elementi con cui fare delle birre buonissime, diverse, con tanti birrifici artigianali che possono essere coinvolte, sicuramente un territorio che sta ripartendo e che può dire la propria anche con eventi importanti come quelli che ci sono in questi giorni. Quindi la birra sicuramente è un viatico molto molto bello. Sulla provincia di Cuneo in questo momento sono una quindicina. Stiamo cercando di creare la categoria a livello regionale. La grossa difficoltà sta nel coinvolgere le altre territoriali su un progetto di questo tipo, però diciamo che c'è moltissimo interesse. Una volta che avremo costituito la categoria a livello regionale, la categoria nazionale sarà un gioco farla, perché potremo coinvolgere tantissimi colleghi e veramente cercare di pensare a delle politiche di promozione dei birrifici artigianali che non solo partono dal territorio, ma che possano anche acquisire delle conoscenze diverse per poter diventare grandi e poter crescere pur restando locali.